Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a vedere che cosa offrono le persone per la Turtle Neon. Ma prima di iniziare questo video, se anche voi volete il vostro Dream Pet, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate il vostro username Roblox. Vi ricordo anche di seguirmi su Roblox schiacciando i tre puntini in alto a destra e unirvi al mio gruppo SPZ Squad, dove potete trovare nella sezione negozio ogni settimana tantissime nuove magliette. Se invece volete la mia amicizia su Roblox o se volete semplicemente giocare con me, andate a dare un'occhiata agli abbonamenti vicino al bottoncino iscriviti. Eccoci qui su Adopt Me e ragazzi, sono in questa casa. Sì, è una casa, ma in realtà è una scuola, cioè è una nuova tipologia di casa che è fatta a forma di scuola ed è bellissima, ragazzi, bellissima. C'è stato un nuovissimo aggiornamento per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda l'ospedale. Hanno cambiato alcune cose in giro per Adopt Me. Oh, si può bere? No, vabbè, fortissimo. E quindi, insomma, ho fatto una live, ve la lascio qui da qualche parte. Se non l'avete vista, andatela a recuperare. Ma oggi siamo qui a scambiare, a vedere che cosa offrono le persone. Questo pet che ho ottenuto qualche giorno fa, la Turtle Neon. Mi piace la Turtle Neon. In realtà è carina, cioè devo ammettere che è carina, ha il super. Perché, e capisco perché è il dream pet di molte persone, ma molti voi mi hanno chiesto: Fede, che quanto vale una Turtle? Fede, quanto vale una Turtle Neon? Cosa scambiano per una Turtle Neon? Il mio dream pet è una Turtle Neon. E allora ho detto: va bene, cominciamo questa serie di che cosa scambiano le persone per un determinato pet. Ho già fatto lo Strawberry Bad Dragon, farò per un sacco di pet. Quindi mi raccomando, se avete dei suggerimenti per dei pet veramente neon, mega, normali, scrivetemelo sotto nei commenti, così io poi vado, insomma, a vedere che cosa scambiano per questi pet. Voglio portarlo ogni settimana, questo nuovo format, quindi mi raccomando, scrivete i pet che siete interessati e ovviamente quello che scrivete di più è il prossimo che porto, quindi scrivete sotto nei commenti ora che pet volete. Comunque, oggi scambiamo o vediamo cosa scambiano per la Turtle e direi di andare a vedere come la situa al centro. Dovrebbe essere un server ricco, non so quanto ricco, è un server di uno youtuber, anche lì ho fatto sempre un video dove spiego, oh mio Dio, si è buggato tutto, raga. Tutto buggato, però vabbè. Ah, sono lì. Quando sono lì le persone a fare scambi mi porta sempre fortuna, quindi incrociamo le dita che magari ci va bene. Allora, tra l'altro si è catapultato uno con un Sugar Glider Neon. Voglio andare a vedere cosa offrono per una Turtle Neon. Questo server mi sembra molto molto buono. Direi molto molto buono. Mega Evil Unicorn, Mega Strawberry, Mega Lava. Che bello il Mega Lava Dragon. Veramente veramente bello. Ve l'ho detto, quando sono qua sul ponte, pure lo Shadow Mega Neon, quando sono qua sul ponte mi fanno sempre delle, cioè un bel server, quindi sono felice di essere qui oggi in questo server. E allora, non ho più pallida di quanto valga una tartaruga, quindi direi di cominciare con, vediamo che cosa offrono. Però vorrei anche andare a vedere un attimo un po', a capire quanto vale questo pet, quindi giusto per farci un'idea così. Ok, abbiamo già un'offerta di GH qualcosa e vediamo intanto che cosa offre. Però nel mentre che lui ci fa la sua offerta magica, io devo andare a vedere quanto vale, perché non lo so e non voglio, insomma, sparare a caso. Allora, mi dice che vale un 20. Che cosa vale 20? 20 dovrebbe essere... Ah, cavolo, è un numero difficile 20. No, raga, no. No, vado a declinare. Allora, lui mi ha messo Unicorno Neon, Kitsune Neon, Dragon Neon, Dragon Neon, Dragon Neon. La cosa è che sono veramente difficili da scambiare, sia Mega che Neon, i draghi. Gli unicorni un po' meno e sono molto molto cute, ma secondo me non ne vale la pena, quindi vado a declinare. È veramente, veramente difficile. Allora, Lena ci ha mandato una richiesta. Comunque, devo dire che come pet è difficilotto. Cioè, non c'è un pet che vi posso dire, perché il corvo vale troppo. Vale veramente, veramente troppo. Tipo l'Arctic Reindeer vale troppo poco. Quindi è un po' difficile da piazzarvi questo pet. Comunque ci stanno offrendo un Arctic Reindeer, un Drago Neon, non mi piace, una Reindeer normale, non mi piace, e un T-Rex. Gli unici pet secondo me decenti o comunque carini sono l'Arctic e il T-Rex. Poi ci sta aggiungendo una Ride Potion, ma chi se ne frega, non ve lo so dire proprio. Però secondo me sicuramente ci vale, quello ve lo confermo, di valerci ci vale, ma non mi piace a me, perché l'Arctic è 12, queste 20 con tutti queste add sicuramente ci vale, ma io vado a declinare perché non lo so, non è che mi... Raga, è veramente difficile, cioè sono quei pet davvero difficili da piazzare. Tipo anche, voglio fare una serie, cioè sempre questa serie, volevo portare il Black Chest Pheasant, che devo dire è uno dei pet strani di Adopt Me. Cioè Black Chest Pheasant, se non sapete che pet è un pet che ricorda un po' il corvo, è uscito pochissimo tempo fa, tipo non so, qualche mese fa, sei mesi fa, una roba del genere. E veramente quel pet vale un sacco, sia normale che mega che neon, perché è veramente difficile da trovare.
Però veramente, tanto devo trovarlo. Poi devo vedere se lo trovo, perché vale un sacco, e devo vedere se me lo danno, ecco, quello è il problema. Però sì, volevo portare anche quello per capire quanto vale, perché sono quei pet che valgono abbastanza. E wow, il Golden Chow Chow Mega, non l'ho mai visto Mega. L'ho visto Neon, ma non l'ho mai visto Mega. È un bel bel server questo, ci sono un sacco di pet, tipo anche su qua, il Royal, Spaniel, Mega, ci sono un sacco di pet, secondo me. Oh, Nessie Mega, raga, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E molto, come dire, c'ha pet interessanti, molto interessanti, ricercati, secondo me, difficili da trovare in genere nei server normali. Allora, proviamo a scrivere Trading Neon Turtle e vediamo che cosa ci offrono, perché non ne ho la più pallida idea. Cioè, finora secondo me non ci hanno offerto cose brutte. E no, il riccio poi vale troppo poco. Che cosa c'è sotto il corvo? Che cavolo c'è? Ma sotto il corvo c'è il riccio, ma il riccio è troppo basso. Dovrebbero offrire tipo riccio e ad, che ad è tipo riccio e canguro. Comunque non è che vedo. Poi magari sono capitato nel server sbagliato, perché per quanto sia bello questo server, per quanto mi entusiasmi particolarmente, Dark Sniper, il problemino è che mega Cerberus, non so quanto valga il Cerberus. Cioè, questo ci sta offrendo un Mega Dragon per una Neon Turtle. Zio, assolutamente no. Non ci vale assolutamente. Quella roba là è super under, quindi no. Come stavo dicendo, per quanto mi piace questo server, in realtà non so se il server giusto per fare questo scambio è su qualcosa. Perché secondo me ci sono troppo pet esotici. Carino, il Mega Gorilla, Mega Warnus, Mega Ant, Mega Bullfrog, Neon Mario Bird. Carini, carini e molto interessanti. Però devo dire che non lo so. Cioè, carina, non so se ci vale, raga, non lo so dire questo. Però per il momento offerte ce ne stanno mandando. Cioè, per quanto sia un server abbastanza pieno di pet neon e mega esotici, diciamo, non so se è anche il termine corretto, ma comunque di pet che hanno un certo valore, che non si trovano sempre, ok? Cioè, nel senso, abbiamo tipo Sugar Glider, che è un po' difficile da trovare, Golden Chow Chow, Nessie, Fenice Mega, vedete, c'è un sacco di pet che comunque non è che li trovi, cioè non è il classico Frost, sì, c'è anche il Frost Neon, ma non è il classico Frost, classici pet che si trovano sempre. E quindi non so se in realtà la tartaruga neon è il pet giusto da scambiare, ecco. Vabbè, direi di cambiare server, perché non ci stanno mandando offerte. Quindi vado a cambiare server. Raga, eccolo qua. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Il Mega Black Chest Pheasant. E questo pet qua che vi parlavo prima, questo qua, questo specie di pavone. Oh mio Dio, il fagiano. Oh mio Dio, mio Dio. Vale un sacco, e dico un sacco, vi giuro. Allora, vabbè, io non vedo molte offerte. Ma che cosa fa sta tartaruga, raga? Perché ha tipo tre mini tartarughe dietro di lei? Ok, nuovo server, nuovo giro. E speriamo che in questo server ci va un po' meglio, perché quello di prima non è andata male. Ci hanno fatto delle offertine, però comunque niente di che. Per la Turtle Neon mi aspettavo qualcosa di più. Raga, sono in un server vuoto. Ok, altro server, speriamo che a sto giro siamo nel... non in un server vuoto come prima, no, ok, dovremmo essere in un server normale. Allora, andiamo al centro, andiamo a vedere un po' se sono qui, se sono nella caverna. Sono nella caverna, sì, sicuramente sono nella caverna, a meno che potrebbero, e dico potrebbero essere tipo a scuola, perché ogni tanto quando c'è l'aggiornamento, no, scherzo, però ogni tanto quando c'è l'aggiornamento, tipo sono in quei posti in cui c'è l'aggiornamento, tipo per il santuario delle farfalle, erano tutti lì. Wow, mio Dio, anche qui Mega Lava Dragon. Mega, oh mio Dio, sono capitato in un altro server di Mega. No, vabbè, ci proviamo. Noi ci proviamo e scriviamo Trading Neon Turtle. E non ho più pallida idea di cosa ci offrono. Archede Fire, mamma mia, che nomi, mamma mia. Cioè, non posso mettere nomi più semplici. Allora, tu per una Turtle Neon ci offri un leoncino e un Mega Donkey. Ah no, scherzavo. Un leoncino, un Fellow Deer, no potion. Ok, Mega Donkey, Zodiac Minion. Ci piace questa offerta? Voi votate da casa, vi piace questa offerta? A me personalmente no, secondo me non ne vale la pena, quindi vado a declinare. Ok, Neon Dragon, Neon Snowball, Neon Dragon, non male secondo me. No, scherzavo, super male, non va bene, under secondo me. Ma non è che ci stanno offrendo robe super wow, momentaneamente. Cioè, il dream pet di tante persone, però non è che Mandy, finalmente una persona col nome normale. Vediamo cosa ci offre per una turtle dai Mandy. Ok, ora si comincia a ragionare. Neon Frost Fury e un altro Fuse Fury e una King Bee e un Lava Wolf e un Mega Dragon Ride, ok, e una Queen Bee Ride.
e un T-Rex e un White. Bellissima offerta, raga. Devo dire che questa è una bella bella offerta. Adesso non so esattamente se ne vale la pena, se dovrei accettare, non dovrei accettare, però devo dire che è una bella bella offerta. Don't decline. E ma tipo, devo guardare altre offerte. I don't know, sorry, rischiamogli. Ok, Neon, sì, ci dovrebbe valere, perché già con quello lì, questi secondo... Sì, e ha aggiunto il drago. Allora, ci sta facendo una bella bella offerta, raga. Un Ocean Egg è una bella bella offerta. Sicuramente una bella bella offerta. E Neon Clownfish, raga. Questa qua sarebbe da accettare. Molto molto bella. Wow, Neon B. Gli ho detto che se può rimanere nel server. Mandy, ricordiamoci, si chiama Mandy. Rosie, vediamo cosa offre Rosie. Per una Neon Turtle. Una Neon Reindeer. Non male, ma è under da morire. Se fa accetta, è una pazza. Pazza, pazza completa. Ok, finalmente ci siamo, perché ci ha aggiunto un riccio. Ma vi ho già detto che deve aggiungere, perché il riccio di per sé non basta. Sì, ma è un ad buono, no, sta roba. Sicuramente no, 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 raga, no. Ma c'è uno che ha il pink egg, almeno credo. Wow, no, aspettate, è un pink egg con il nome. Oh my god, ha il nome. Si chiama Lisa questo pink egg. E niente, vado a declinare perché vale letteralmente tanto. E io non ho, cioè, la, sicuramente la Turtle Neon e ad, gli ad che volevo fare io non bastano. Saluto Silverio 1234 e tutti i numeri del mondo. Stai guardando questo video perché sicuramente fan, fa, sei veramente Federico, quindi ecco, infatti fa, sono tuo fan, quindi mi segue. Ciao se stai guardando questo video. Secondo me, Under, non so quanto vale il Neon Ram e volevo assolutamente farci un video per, insomma, far ve lo vedere. Però devo dire che Hunter, per quanto sia bella come offerta, è Hunter secondo me. Raga, di nuovo Mandy Call. Oh mio Dio, di nuovo Mandy. E vediamo cosa ci offre e ci facciamo un bel calcolo dettagliato della sua offerta. Allora, ho fatto un calcolo. Adesso non so se il calcolo è giusto o sbagliato. Non mi fa impazzire, cioè devo essere sincero, quelli di prima erano diversi. Ok, sta togliendo delle robe e... Ok, ha aggiunto il T-Rex e i Winged Horse. Credo che così, credo... Ah, oh mio Dio, ha messo pure un panda. Cioè, credo che così comunque sì. Decisamente sì. Comunque già prima, senza le uova, era fair. Così dovrebbe essere fair, se non sbaglio. Cioè, sopra il fair. Quindi dovrebbe essere una buona offerta. Più che altro perché c'è il T-Rex e il Winged Horse. Sto facendo una cavolata epica. Non lo so. Cioè, Neon Frost Fury, Frost Fury normali, Baku, sono tutti leggendari. E c'è pure il Clownfish Neon, Luna Rocks Neon, due panda. Secondo me potrebbe... Non lo so, raga, non so se sto facendo una buona cosa, non ho la più pallida idea. Però vabbè, sentite che c'è, accettiamo. Per così Frost Fury Neon, magari ci faccio un altro video, ecco. Secondo me come offerta ci stava. Direi di concludere qua questo video. Fatemi sapere sotto nei commenti se ho fatto bene, se ho fatto male, se secondo voi mi hanno fatto una buona offerta, se dovevo aspettare, vedere altri server, mi devono offrire di più, non lo so, fatemelo sapere voi sotto nei commenti. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo domani in un nuovissimo video. Ciao!